Facciamo un tentativo al City, ma non so perché mi
facciamo il tifo per voi e soprattutto per te, anche perché sai che Kylian è un tifoso del Milan fin da bambino e per lui sei stato veramente un'icona di quel Milan, quindi facciamo il tifo per te, sia io che lui. Sì, penso che verremo a vederla allo stadio. Allora, novità dal fronte. Ci siamo. Io ti dico una cosa onestamente, però che resti tra noi, insomma, che poi male le sente anche Florentino e si incazza. Kylian stamattina mi ha chiamato e mi ha chiesto di fare un giro di telefonate per sentire un po' anche altri posti, insomma, sai com'è il lavoro alla fine, e mi aveva chiesto anche di provare a sentire il Milan, ma è una cosa infattibile. Esatto, la stessa cosa che abbiamo detto anche prima con la dirigenza del Milan, che se ci fosse stato ancora Berlusconi sicuramente si poteva fare qualcosa in più e forse avrebbe anche indossato già il numero 7 del Milan. No, ma infatti io gliel'ho detto a Kylian, gli ho detto: guarda, io per te un giro di telefonate lo faccio, però sappi che abbiamo dato la parola al Real ed è giusto che ci siamo ormai in tempo. Sì, al limite vediamo se far passare l'europeo e poi ufficializzare la cosa o farla prima. No, durante l'europeo secondo me non conviene, perché comunque l'attenzione è rivolta alle nazionali, quindi secondo me potremmo anche aspettare la fine dell'europeo, tanto non cambia niente. No, da parte nostra c'è massimo rispetto massima lealtà nella parola che vi abbiamo dato, quindi non penso ci siano problemi. No, a meno che non succeda un disastro, ma la vedo molto dura, ecco. Va bene Carlo, dai, ho sentito anche Pep prima e stavamo pensando di andare a fare una cenetta io, te e lui. Ovviamente ristorante italiano, ma andiamo in Emilia, ci porti in qualche ristorantino delle tue zone. Va bene Carlo, ottimo, grazie, sai, buon lavoro, ci sentiamo presto, tanto noi. Ottimo, grazie, sai, ciao. Bene, chiamiamo un attimo Kylian. Si sta allenando. E la Kylian, ciao, mi ha risposto subito. Stavi aspettando. Allora, guarda, io ho fatto un giro di telefonate per il Milan, come hai letto il messaggio, è impossibile. Il City, anche loro parlano con il presidente, però Pep, come hai letto anche questo messaggio, mi diceva che ormai le parole date vanno mantenute e quindi ho sentito poi Carlo e lui è fiducioso al massimo che vada tutto in porto la trattativa, quindi Kylian, secondo me ci siamo, sarai il nuovo numero 7 del Real Madrid. Stai da Dio con la camisetta bianca, sai che sono venute fuori già un sacco di foto che ti ritraggono con la maglia del Real, secondo me stai da Dio e sai quanto io ci tenga questa cosa dell'estetica, quindi secondo me ci siamo Kylian. Va bene, dai, ci sentiamo, in bocca al lupo per l'europeo, comunque io sono sempre con te e se dici andiamo a vedere la finale sabato.